Silvia dov'è? Battistella? Silvia! Dov'è la Battistella? Una poesia che non è proprio l'inizio perché si chiama istruzioni preliminari, ma va anche bene qui. Il nostro mondo sta scomparendo, i tramonti succedono ai tramonti, si può sentirne lo strappo silenzioso, scorrere il sangue e la vita che fugge, su fogli di carta corrosi, sbiaditi, accarezzando le parole ancora visibili. Accarezzando le parole ancora visibili, supreme, famose finzioni si dissolvono su fogli di carta corrose sbiaditi. I tramonti succedono ai tramonti in una realtà caotica o ostile immensa. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Le vecchie certezze se ne vanno in una realtà caotica o ostile immensa. Supreme, famose finzioni si dissolvono. La nostra urgenza di ordini si annulla, in un reticolato di possibilità infinite, proviamo ogni volta con parole diverse, la nostra urgenza di ordini si annulla, le vecchie certezze se ne vanno. La scrittura come un flusso, non come un codice, costruzioni associative e accumulative, scomporre e ricomporre gli equilibri alternativi secondo una relazione non predeterminata. Arricchisce il significato, rendendolo plasmabile. La forma è liberata dalla palude delle sintassi. La forma è liberata dalle palude delle sintassi, sequenze di immagini sparate come slogan. Arricchisce il significato, rendendolo plasmabile. Costruzioni associative e accumulative. Rendere partecipi il lettore esaminando il linguaggio contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso. Contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso, non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Rendere partecipi il lettore esaminando il linguaggio. Sequenza di immagini sparate come slogan. L'attacco va minuziosamente preparato. Secondo una prospettiva rivoluzionaria, un altro mondo sta apparendo. L'attacco va minuziosamente preparato. Non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Si può sentirne lo strappo sonoro, scorrere il sangue, la nuova vita che arriva. Grazie. Grazie. Vado in finale, Silvia Battistella, Alessandro Burga, Nicolas Alejandro Cunal, Gigi Miracolo e Simone Savogin, perché c'è un pari merito. Ricominciamo subito dalla Silvia Battistella. Un nome, che sarà mai un nome, forse che la rosa, eccetera, eccetera. Eppure dicono che il nome si impregna dell'impronta energetica, Jodorowsky insegna, colate laviche di immagini infantili, graffi ai ginocchi, palloni nei cortili. Come dire, te l'hanno scelto mamma e papà, ce l'hai stampato addosso. È una fatalità. Una doppia pelle che soffoca e comprime, spesso trasuda, orribile perfino dalle rime. Arsa da innumerevoli miti e dai segreti fatti di zie zitelle e di cugini preti, è la trama ossidata di un disegno imperfetto in cui stai incastonata, sbigottito ragnetto, gioiellino predato, scardinato e messo lì, come un posto occupato, un accento su una i, come un nome chiamato, un agnello sgozzato, una profezia impotente che si autoavvera, tarocco impietoso, fiato da luna nera.
Ragnetto, schifosetto, nascosto sotto il letto. Dove ti tengo? Dove ti metto? Scappa, scappa, che arriva la pappa. Scappa, scappa, che sei tu la pappa. Ragnetto, schifosetto, murato sotto il letto, letto buio, letto di notte, letto di latte, antro di lotte, ragnetto schifosetto, perché non sei perfetto? Dove vuoi andare così piccolino, nero, innocente, come un sasso, assassino? Esili, zampe nere, nere come primavere, sette formiche sul braccio, guarda che cosa ti faccio, ti prendo e ti mastico in gola, ti sparo con una pistola, ti schiaccio sotto la scarpa, ti arrotolo dentro a una carta, carta di pane, carta di sale, carta di zucchero, carta di male, carta che sbriciola mille parole, carta che scorre sul letto del fiume, fiume incompiuto che scivola sporco, corpo di bimba che non trova porto, corpo cadavere dimenticato, nascosto dentro a un maglione bucato, corpo che corro col fiato corto, so quanto costo se il cuore inchiodo dentro al costato, preso di forza spostato, come messaggio spedito per posta, trattengo il fiato, mi prendo una sosta, ma il muscolo batte contro la crosta, come un crostaceo per la paura storta sarò e storto tu finché dura. Silvia Battistella, forza! Alzami il mastro di questo che abbassano! Grazie, guardate! Questa è la storia di un amore non corrisposto e la poesia si intitola Amore non corri, amore ti sposto. Non hai fatto partire, eh? Brava, bravissima! Vai! Ti ho portato le rose rosse perché stasera ho detto fanculo al fatto che le rose rosse sono banali. E tu, che per me eri come una fata, avresti potuto sfatare il mito delle rose col naso se le annusavi. E di conseguenza ho pensato, le rose ti si debanalizzavano in un attimo e sarebbero state delle rose rosse come se nessuno le avesse mai nei secoli dei secoli. Amen. E ti ho portato il pane caldo la mattina, le rosette, per autocitarmi la sera prima, che era andata male con le rosse rose grosse come mele. Non ti ho portato le mele, per paura di citare Biancaneve. Ti ho portato il sidromele, perché mi avevano detto che eri astemia. Il DVD del Re Leone, un sacchetto di popcorn da fare, ma tu non hai risposto al cellulare, non hai risposto al mio messaggio vocale, non visualizzare Is The New, non me ne frega un cazzo di te. E io ho pianto, versando il sidro per l'ista di Spagna, circondato da piccioni minacciosi, ho cantato a memoria Ivana, è una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai. Per cui ho pensato di fare cose più estreme, ho comprato i Grissin Bon e ti ho fatto il mio discorso attorno ai quali hai presente il ton che si spezza con un Grissin. Ecco, il Grissin Bon è particolarmente adatto a quel destin, è turgido e salato, nervoluto e delicato, e ho pensato che le metafore ti avrebbero svegliata da quel tonno in cui eri bella e addormentata, una fragolina nel bosco, una marmellatina di fragoline di bosco, ed era tutto agrodolce come all'Ikea. Ti ho detto, ti trasformo il bosco che ti ha nascosto in una serie infinita di letti a muro, dove avvinghiarci di poltrone a dondolo per fare come Tarzan fra gli scaffali, dove sempre caro mi fu quest'Ermo Collins, dove riporre le foto dei nostri natali passati, dei nostri carnevali futuri, vestiti da Scrooge, scruteremo i mari, i monti, raccoglieremo finferli, peoci, cosce e zanzare, la nebbia e i locali a cui dai del tu. Donna, tu. Voi non capite il poeta, ti dicevo, io ti amo come quel tonno e il grissino, ti amo come la mamma e il bambino, ti amo come la manna e il lupo mannaro, mi trasformo in un faro nella nebbia nel momento in cui Ligabue sta avendo un'ispirazione, accecandolo, salvando il mondo, e tutto questo per te che sei diversa, almeno tu sui cannelloni verso la passata, soltanto dopo aver soffritto bene le cipolle, sono le cipolle, non vi preoccupate.
Avevo ricevuto il tuo rifiuto, come un cane da tartufo abbandonato in autogrill, come Bear Grill abbandonato in un supermercato, come Terence Hill che guardando in bocca a Cavaldonato trovò un dipinto di Chagall donato a Stendhal da Brugnaro, mentre Steven Seagal lo stendeva al tappeto. Ma poi ho trovato il DVD di Aladdin e ti ho detto: amore, se vuoi volare stenditi sopra di me, l'uomo è fatto per il 70% di acqua. Posso essere il tuo tappeto ad acqua, anzi la tua Aqualand e il tuo bazar a Tangeri. Puoi scivolarmi addosso, tuffarti a bomba, andare sotto il fungo e contrattare per un buon prezzo tutto questo. Per tutto il resto c'è Masterchef, maratona della seconda edizione, 20 puntate guardata con 400 grammi di pasta col tonno e una busta di formaggio grana già grattata, gratis come l'acqua del sindaco dagli occhi del cielo. Fermo! Mi dicesti, come hai fatto a non capirlo? Capire cosa? Risposi, a me non piacciono gli uomini, mi dissi. Diamine, dovevo intuirlo quando ho scoperto che eri astemia. Non capisci, io sono lesbica, urlasti. Ah, ti dissi, vuoi diventare mia amica? Grazie.